Quindi c'è una sorta di doppia fiera, la fiera vostra degli artigiani fra gli artigiani e la fiera con il pubblico praticamente. Esatto, ma diciamo che c'è addirittura tre fiere, secondo quest'ottica. Cioè c'è la fiera nostra tra artigiani, la fiera nostra col pubblico e la fiera nostra con il nostro pubblico. E gli affezionati. C'è tanta gente, cioè io ho tante persone che hanno dei bambini che sono diventate. Venivano da bambine, sono diventate adulte, sono continuate, adesso vengono con i loro bambini, perché in 50 anni ci sono già le nonne che sono cresciute, e quindi ho la terza generazione di bambini, che è bello, anche quello, perché si incomincia. Poi, essendo cose piccole, c'è un po' che la tradizione di comprare qualcosa che porta bene, e quindi la gente qualcosina prende, va bene. Come sceglie la gente? Cosa fa la gente quando si avvicina al banco? C'è un comportamento che trova, diciamo, che si ripete? O... Ma di solito posso dire che c'è sempre un animale in particolare che colpisce, poi magari cercano di scegliere altre cose, finiscono che prendono il primo che hanno visto, perché probabilmente è quello che o per gli occhi o per lo sguardo li ha fermati, perché passano, c'è tantissima gente, non hanno tempo di scegliere troppo, però c'è sempre qualcosa che li colpisce e questo mi fa piacere, perché sono cose che o la forma o lo sguardo o non so cosa, il colore o qualcosina che mi aiuta a scegliere. C'è la difficoltà di questi due, per esempio. La difficoltà non c'è grossissima difficoltà. Questo, diciamo che siamo un po' al limite della misura per tenere nelle mie mani, perché poi mi diventa troppo piccolo, le mani mi si incantano anche. Questo invece è una misura, diciamo, media di quelle che ho io, che le trovo abbastanza facili. Questo, diciamo, che è forse il pezzo clou che ho io, nel senso che è quello che vendo più facilmente. Questo piace proprio tanto, sia la forma. Ho altri tipi di gatti, ma questo è sempre stato il principe del banco. Nous appelons ensuite Monsieur Vittorio Quignon. Bravo!